Sono 260.000 residenti in 20 comuni della Val Pescara, compreso il capoluogo, gli utenti serviti dall'acquedotto del giardino che potrebbero aver utilizzato, almeno fino al 2007, acqua miscelata con quella del Campo Pozzi di Sant'Angelo che si presume contaminata. Il dato è stato reso noto dai tecnici dell'ACA, l'azienda che gestisce i servizi idrici di Pescara, durante la riunione convocata dal direttore generale della Giunta regionale Cristina Gerardis, per lo studio epidemiologico per la valutazione di fenomeni di contaminazione delle acque nel sito di Bussi sul Tirino, così da verificare se abbia influito sulla salute pubblica di una parte degli abruzzesi. Individuata la filiera acquedottistica e il numero dei residenti sui quali si costruirà il campione, l'Istituto Superiore di Sanità chiederà ai comuni interessati la disponibilità delle anagrafi comunali, dello stato di famiglia dei titolari delle utenze, i certificati di morte con causa iniziale, intermedia, terminale e altre condizioni morbose rilevanti, la disponibilità dei dati legati ai ricoveri ospedalieri. La Regione, assicurato la Gerardis, convocherà i comuni interessati, ma soprattutto dovrà fornire all'Istituto Superiore di Sanità la progettazione tecnica del campo Pozzi Sant'Angelo, voluto dalla Regione Abruzzo con un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.